Morte del militare indagato l'amministratore delegato di AstraZeneca, atto dovuto. È partito dalla procura di Siracusa l'avviso di accertamento tecnico non ripetibile. Sono quattro gli indagati nell'inchiesta sulla morte di Stefano Paternò, il sottufficiale della Marina che è deceduto lunedì notte nella sua abitazione di Mister Bianco 15 ore dopo aver fatto il vaccino. Apre la lista Lorenzo Whittum, l'amministratore delegato di AstraZeneca Italia. Seguono il medico e l'infermiere della Marina Militare che hanno somministrato la dose nella base di Augusta. È indagato anche il medico del 118 che ha provato a rianimare il militare. L'ipotesi di reato, omicidio colposo. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto a garanzia delle parti, ripetono in procura, per consentire la nomina dei consulenti in vista dell'autopsia che si terrà all'ospedale Cannizzaro di Catania. La procura di Siracusa, che ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia sul cadavere dello sfortunato, ha iscritto 10 persone nel registro degli indagati per il decesso del militare. L'accusa per tutti è di omicidio colposo. Sotto inchiesta la catena di distribuzione del vaccino, dalla società AstraZeneca che lo produce fino al personale sanitario dell'ospedale militare che si è occupato dell'inoculazione. È stato disposto il sequestro del lotto di cui faceva parte la dose somministrata a Paternò. Al momento l'unico dato certo è la coincidenza cronologica tra il vaccino e la morte del sottufficiale, filtra dalla procura che ha chiesto ad AIFA di prendere provvedimenti di competenza. I legali della famiglia Paternò, gli avvocati Dario Seminara, Lisa Gagliano e Attilio Indelicato, hanno nominato due loro consulenti medici. Per loro la vittima non accusava patologie pregresse ed era in piena salute. Intanto si attende la visita degli ispettori del Ministero della Salute per un'indagine parallela a quella giudiziaria, indagini che partiranno dall'ASP di Siracusa fino al reparto medico della base militare della Marina dove è stato somministrato il vaccino. A breve verrà fissata anche l'autopsia per far luce su un altro decesso, quello del poliziotto di Catania, Davide Villa, deceduto il 6 marzo, 16 giorni dopo lo stesso lotto di vaccino. Il procuratore Sabina Gambino e il sostituto Gaetano Bono hanno nominato un pool di consulenti. Accanto al medico legale Giuseppe Ragazzi ci sarà l'ematologo esperto in trombosi Marco Marietta, poi una specialista in tossicologia medica e la professoressa Annunziata Barbera. All'autopsia sarà presente pure uno specialista in malattie infettive, Carmelo Iacobello. Altri esperti verranno nominati dagli indagati e dai familiari del sottufficiale, il procuratore capo di Siracusa Sabrina Gambino. Dall'esame autoptico ci aspettiamo molte risposte sulla causa del decesso. Dice, 7.000 cittadini hanno cancellato la loro prenotazione, lo ha detto l'assessore Ruggero Razza, intervenuto all'inaugurazione del lab vaccinale del CEFPAS di Caltanissetta dopo il sequestro precauzionale del lotto di AstraZeneca. In Sicilia, su 20.500 dosi del lotto ABV2856 di AstraZeneca, bloccato da AIFA, ne sono state somministrate 18.194, per le altre 2.306 abbiamo sospeso la somministrazione, ha detto ancora l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza a seguito della decisione dell'AIFA. Complessivamente, ha sottolineato Razza, sono state somministrate 1.257 dosi in provincia di Agrigento, 932 in provincia di Caltanissetta, 3.533 in provincia di Catania, 1.038 in provincia di Enna, 2.849 in provincia di Messina, 3.497 in provincia di Palermo, 1.457 in provincia di Ragusa, 1.097 in provincia di Siracusa, 2.516 in provincia di Trapani.